Ok. Dovrebbe funzionare tutto. Mi è appena crashata la live, ho visto che ha droppato tipo 1500 frame. La connessione di sta casa purtroppo funziona sempre più male, ma tra 3 mesi dovrei risolvere la situazione. E come va? Non so se l'audio del gioco è più alto della mia voce, appunto è un gioco nuovo, non l'ho mai provato in live, quindi non so quanto dover abbassare gain, alzare altri gain. Quindi ditemi rispetto alla musica quanto sentite, quanto devo abbassare, così sistemo tutto prima di partire. Abbassa un po' il volume, perfetto. Allora, no, aspettate che mi tolgo il... Ok. No, cominciamo a fare uno sfarfallio strano. Ho detto, vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo far così. Ok. Allora, la mia pelata sembra molto atletica, deve riflessi. Bella Phobos, ma sai che non si possono fare battute sulla mia pelata se non le faccio prima io. Regola numero uno. Allora, sto gioco l'ho scoperto tipo l'altro ieri. Stavo girando su Kickstarter e ho visto appunto questo gioco che mi veniva consigliato tra i raccomandati. Ciao, diamoci un occhio. E vedendo che c'era una demo 0.0.1 scaricabile, ho detto, beh, dai, si fa la demo scaricabile e poi si vede se il gioco vale la pena. Dal poco che ho visto, giusto per vedere che tipo di gioco è, cosa si fa, è molto molto bello. Molto molto figo, ma tipo molto 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 figo. Credo sia la prima trasposizione delle regole di D&D quinta edizione in videogioco, almeno fatta in maniera decente. E per decente intendo che il combattimento è a turni, perché è un gioco di D&D con combattimento in tempo reale. Per me può anche succarmi la fava. Regola numero 2, basata sulla regola numero 1, per venire tra 20 secondi. Sì, ma in chat è un po' diverso. In chat consento qualche secondo di più. Per la latenza almeno un minutino lo posso concedere. Allora, quindi, vando alle ciance, entriamo a Telema. E nel gioco, appunto, essendo una pre-alpha, ci sarà... da quanto ho capito non c'è la creazione del party, non c'è la creazione del personaggio. Abbiamo un party già composto, già fatto da personaggi. E da quel poco che ho capito, in Solasta, al contrario di altri giochi, tu non avrai un eroe. Tu avrai il party. Cioè, tutti e quattro i personaggi che compongono il tuo party saranno i protagonisti della storia. Cioè, non avrai un personaggio con tre che lo accompagnano. No, sono proprio quattro personaggi tutti insieme che collaborano e giocano. Quindi, entriamo a Telema, non so come si pronunci. Il gioco è tutto in inglese. Cercherò di tradurre il più che posso, ma i dialoghi ho visto che vanno abbastanza veloci e non li scorro io. Quindi, se i dialoghi vanno troppo veloci, hey, capite il senso, perché sapere l'inglese è abbastanza fondamentale nella vita. Allora, intanto ci ho dato un po' di storia. Per rafforzare l'amicizia con gli Scavengers, hai accettato di aiutarli. Dopo che Rannel, uno dei loro uomini, è tornato ferito dal sito archeologico di Telema, tutto questo dopo che Rannel... ho sbagliato la consecuzione. Hai accettato di aiutarli dopo che Rannel, uno dei loro uomini, è tornato ferito dal sito archeologico di Telema nelle Badlands. Scopri cosa è successo e... Ok. E accertati di... trovare della buona fede dai compagni di avventura di Rannel. Cioè, quindi dagli Scavenger, credo. Ok. Allora, appunto, il gioco è in pre-alfissimissimissima, quindi se le animazioni fanno schifo... So these are the ruins of Telema? Okay, no, è troppo veloce. Troppo veloce. Imagine the wonders that await us inside. Don't forget,
Vabbè, siamo qui per aiutare gli scavenger. E arricchirci. Aiutare gli scavenger e arricchirci. That must be their camp over there. Come on, let's go. Allora. Pianissimo. Sì, scegli i personaggi. Col tasto sinistro. Ok, ho capito. Con calmissima, io devo conoscere questi personaggi. Allora, che abbiamo? Ok. Allora, Garrad Miles, umano guerriero, mountaineer. Ok, mountaineer non è un archetipo che esiste. Quindi dovrò capire cosa faccia. Allora, statistiche, 18 di forza, 15 di cos, 10, 11, 13. Carisma? Garrad? Beh, perché? Così puoi intimidire la gente? Forse. Si capisce? Sì, ma immagino, chi sa l'inglese lo capisce, ma dico proprio persone totalmente non anglofone. Ok, 17 di classe armatura, cos'hai? Un half plate. Più lo scudo, sto pensando, perché abbiamo 17 allora? Ok. Scudo più half plate, non posso togliere l'half plate. No, ma posso togliere lo scudo. E si vede. Ok, mi piace. Tratta una longsword. Oh, perfetto. Ok. Il regolamento di D&D, almeno qui. Cioè. Thomas mi cita. Whee! Carisma. Ciao, Nons. Allora, quindi se tolgo lo scudo, la mia spada fa un D10 più 4. Ma direi che sei il nostro tank, quindi ti lascio lo scudo, così fa un D10 più 4. Slashing, credo sia. Lascia. Poi cos'hai? Una balestra. Ok. Quindi se clicco qui, prendi la balestra in mano. Sì, beh, il modello è un po' stiff, ma ripeto, è la super alfa. Non sei encumbered. Qua cosa abbiamo? Ok. Oh, mi piace. Allora, razza umano, racial feature, ability score. You increase all ability score by 1 e or increase 2 by 1 point. Ah, ok, un po' diverso rispetto alla quinta edizione. O li aumenti tutti di 1 come l'umano base della quinta, oppure ne aumenti 2 di 1 e prendi un talento bonus. Again, a bonus skill and feat. Yeah. Hanno praticamente messo insieme l'umano variante, dicendo o scegli uno o scegli l'altro. Mi piace. Umani, bla bla bla. Ok, classe, fighter, archetipo mountaineer. Tiri salvezza, competenze, abilità. Ah, ok, acrobatics, animal landing, perfetto. Fighting style. Ok, abbiamo un particolare stile di combattimento. Archery defense, dueling, great weapon fighting, protection, two weapon fighting. E noi abbiamo, boh, perché mi sa che non c'è scritto. Second wind, quello che ti cura, action surge, fai un'azione in più. L'archetipo, ok, l'archetipo che è il mountaineer. Combattere in sottoterra, in terreni difficili, si adattano alle schermaglie, sanno come prendere vantaggio dagli spazi piccoli, ok. Infatti abbiamo Shield Bash, quando hai uno scudo hai vantaggio dei tiri di forza, quando cerchi di spingere un avversario, va bene. Tunnel Fighter, quando indossi un'armatura leggera e uno scudo, aumenti l'efficacia del tuo scudo quando combatti con un muro al tuo fianco, prendendo più 2 di classe armatura. E deve essere... The wall cube needs to be at the same floor height and... Ah, ok, deve essere la tua altezza, ovviamente. A seconda... Cioè, se sei a terra deve essere la tua altezza. E deve essere al tuo fianco, non in diagonale. Ok. Però armatura leggera e sti cazzi, quindi non lo userò mai. E poi abbiamo il background. Ok. Mercenario, Salesworth. Abbiamo un Warmonger. E giocatore di dadi. Ok, è proprio come dice in quinta. Proficiency bonus più 2. E c'è tutto. Tiri salvezza, abilità, ok. Competenza nelle armi. E che linguaggi sappiamo parlare. Perfetto. Mi piace. Ogni razzo di stessi. No. Questi quattro personaggi sono quelli che c'è anche nella copertina. Li hanno creati per appunto l'alfa. Sono i personaggi ufficiali, tra virgolette. Ma quando si gioca, quando Solasta uscirà, sarà creazione del personaggio pura con i quattro personaggi. Ok, pian, scusate, ci metteremo una vita ad iniziare a giocare. Allora, Vigdis Keikkonen. Tu sei Garrad Miles. Ok, nano delle nevi. Mi manca il nano delle nevi. Chierico della battaglia. Ok. Ok, 13 di forza, chierico della battaglia. Chierico un po' di merda.
13 di forza, però 15 di cosse, 18 di wisdom. Vabbè, è un chierico. Bello robustello. Sacco di vita. Sì, per essere un chierico, un sacco di vita. Ok, 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 mi piace, mi piace. Abbiamo la nostra mazza, il nostro scudo. Ok, tutto bene. Personaggio, ok, aumento dell'abilità, più 2 a cos. Snowwolf camouflage. Sì, ok, 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 sì. Qua non stiamo a rivedere tutte le cose che sanno fare i nani, ma hanno... Ah sì, ha tutte le abilità dei nani. E la crossbow expertise? Questa forse è dei danni delle nevi? Sì, sa che questa è dei danni delle nevi. Sì, including the art of shooting crossbow. Ok, nel background dei danni delle nevi ci sono bravi in questo. Ok. Minus da cali per armatura pesante. Ah, l'armatura pesante, non ho controllato. Scale mail. No, armatura media. Sì, anche perché mi sa che non ha talento nell'armatura pesante. Almeno. Cleric armor proficiency. Light armor, medium armor, shield. Ok. Bonus proficiency. Martial weapon. No, non è competente nelle armature pesanti. Probabilmente hanno tolto sta cosa. Vabbè, abilità da chierico. Dominio. Dominio della battaglia. Incantesimi bonus. Competenza nelle armi da guerra. Tre punti ferie temporanei per livello. E long rest per recuperare. Channel Divinity. Ogni volta che attacchi aggiungi un D6 per stannare. Ok. E hai tot Channel Divinity al giorno, immagino. Tipo 1, mi pare. Ok. Poi, proficiency. Come abbiamo? Sì, esatto. Purtroppo non ci sono le rotte pesanti. Ciao, Simone. Figurati, figurati, Simone. Ah, ok. Tu sai usare il dice set, ma tu non lo sai usare. Eppure tu sei un dice gamer. Ok, secondo non mi entusiasma. Sì, non abbiamo le armature pesanti. Abbiamo il comune e il nanico. Oh, gli incantesimi, che bello. Luce, fiamma sacra. Risparmiare i morenti, mi pare. Oh, ok. Bane, maledizione. Benedizione, cura ferite. Dardo tracciante, mi sembra si chiama in italiano. Parola guaritrice, infliggi ferite. Scudo dalla fede, protezione dal bene e dal male. E dardo incantato. Ah, ok, sono del dominio della battaglia. È un dominio speciale, mi sa. Mi sa che tutti gli archetipi sono custom. Ok. Non è il chierico della guerra, è un altro dominio. Sì, il chierico della battaglia. Infatti non è war, è battle. Battle non esiste nelle regole base. Mi sa che tutti i cosi, gli archetipi saranno custom. Oppure questi sono custom per far vedere che ci sono archetipi custom. Può essere un giocatore con i dadi, non vuol dire che sia bravo. Ed è vero. Poi freccia acida di Melf, che non è freccia acida di Melf perché non è licensed, quindi non possono chiamarla freccia acida di Melf. Freccia acida. Hold person, scorching ray. Beh. Raggio rovente, bloccare persone. Incantesimi della Madonna, ok. Poi abbiamo l'elfo silvano ladro, Darkweaver, che anche questo non lo conosco. Primary, arco corto, ok. Secondary, spada corta e pugnale. Mazza quanto è piccolo quel pugnale, ok. Armatura di pelle, 11 più dex, ok, perfetto. Quindi 15, minchia 19 di dex, sti cazzi. 15 di carisma, più 1 alla forza, ma cazzo mi frega. Questo già è bello, mi piace. Cosa c'è? Frecciaccia di Milf. Tips 2, ok, addrezzi da ladro ce li abbiamo. Kit da avvelenatore, ok, una torcia e una spada corta. Vabbè, sì, certo, abbiamo l'arco in mano. Personaggio cosa ci dice? Elfo Silvano, solita roba, Dark Vision. Si viene da Tebedi? Ah, sì, ok. Ok, come ladro Darkweaver invece cosa abbiamo? Vabbè, il ladro, attacco furtivo, la cunning action l'hanno messa. Bonus proficiency. Ok, quindi siamo competenti nell'uso dell'avvelenatore perché siamo un Darkweaver. Che è società segreta. Si muovono più velocemente e fanno i veleni, ok. Climbing. Ah, arrampicarsi non costa movimento extra. E le superfici difficili da arrampicata sono facili per te, ok. Predatore, se sei più in alto dell'avversario hai più 2 ai danni. Sti cazzi. Il tuo più grande spia. Ah, minchia, il tuo background era aristocratica. Ok. Quindi le proficiency. Ok, questa era expert. Sì, expertise, perfetto. Più 4 si può, ovviamente si va. Più 8, ok, furtività e tips tools. Mi piace, mi piace.
Ok. Il Ranger farà schifo. Non lo sappiamo, non c'è. Ruad Swiftend. Swiftend è proprio classico nome da ladro. Ok. Violet Goodcheer. Elfling delle paludi. Ma Elfling delle paludi mi manca tantissimo. Ah, ok. Combattono, si muovono e dormono in paludi. Sono robustini, ma piacciono meno alla gente. Più la destrezza, più una costituzione. Coraggioso, ok, sì. Classico Elfling. Non ha tutta la roba degli Elfling, però, tipo essere piccolino. Vabbè. Here comes the money. Here we go. Sono spaventato. Oh, ciao Crashbanks. Grazie mille per i 5. Pronto per stasera? No, è domani sera. Domani sera c'è la partita dei Browns. Ce la vediamo sul divano di Mac. Ce la vediamo. Così, una fianco all'altra. Guardate la partita dei Browns. E domani tutto il giorno dalle 10 alle 7 che comincia la partita dei Browns. Registriamo tutto meglio. Sarà una giornata lunga. Comunque, grazie mille. Cuoricioni, cuoricioni, cuoricioni in chat. Ok, che allora 12 di destrezza per un mago non è proprio buonissimo. Sei un mago? Wizard, sì, ok, Wizard è mago. Abbiamo il libro degli incantesimi? Sì, con tutti gli incantesimi. Oh, questo mi piace un sacco. Ah, tutti gli incantesimi. Oh, c'è anche le pagine contate, no? Che bello. 12 su 100. Oh, mi piace, questa cosa l'adoro, ok. Che cosa abbiamo? Herbal pouch. Ok, non lo si può usare nella demo, va bene. Però si potranno raccogliere erbe, ok. Questa cosa mi piace un botto. Sacca dei componenti. Ok. Le cose costano più di tot monete e non sono incluse, questo è ovvio. Herbalist box è dove mettere dentro la roba per craftarla che non possiamo usarlo, va bene. Questo c'è il backpack. Vabbè, armatura non ce l'abbiamo, abbiamo vestiti. E? Cos'è sta roba? Ah, questo è un quarterstaff? Ah, sì, beh, è un quarterstaff, giustamente. Grudissimo fossi oggi, no? Figurati, domani, c'è problema. 12 all'estrezza è un po' pochino, perché la tua classe armatura è 11, Dio santo. 13 di cos, sei fragile. Sei molto intelligente, grazie a cazzo. Ecco, 14 di carisma proprio, vabbè. Mago. Ma hai bonus a carisma? No. In teoria c'è anche scritto che Marsh Elfling fanno schifo in carisma. Perché? Hai 14 in carisma, Violet. Vabbè. No, vabbè. Poi cosa sai fare? Spellcasting, Arcane Warfare. Sei diventata più brava a usare alcuni incantesimi. Da livello 2 quando lanci incantesimi dalla lista della guerra li casti di un livello più alto. Ok. Quindi minchia fico. Quindi Burning Hands di livello più alto. Quindi mani brucianti, dardo incantato, onda tonante, se non sbaglio, frecciaccia di Melf e raggio. Oddio, raggio rovente. Sti cazzi. Fra questi builder di maghi come me. E non è un complimento. Ah, perché è bella, dite. Ebbene, in effetti è caruccia, dai. Il nano ha il tratto. Sì, ha un po' di tratti da nano. L'elfling ha un po' pochi tratti da elfling. Molto umano come elfling. Anzi, molto elfo come elfling. Le orecchie non sono fatte bene. Nel ritratto sembra un elfo, sinceramente. Vabbè, stiamo qua. Ripeto, una super alfa. Cosa sai fare? Beh, arcana sto. Vabbè, grazie a cazzo. Ok. Incantesimi. Vai. Allora, dardo di fuoco, luce e stretta folgorante. Ok, il giusto. Il fatto che tu sia solo tre trucchetti non lo capisco. Sei un mago, porco Giuda. Vabbè. Mani brucianti, ritirata strategica, vita falsata, armatura del mago, dardo incantato, caduta morbida, scudo e detonante. Bloccare persone, raggio rovente. Ma oddio, fa schifo bloccare persone, sinceramente. Posso preparare gli incantesimi? Posso. Allora, avendo così poco, sai che forse Mage Armor. Ah, però hai scudo. No, va bene, hai scudo. Scudo lo puoi usare come reazione. Sì, reaction, ok. Allora va bene, nel caso me la trovassi in mezzo al casino posso usare lo scudo come reazione. Ok, quindi cosa posso fare? Usare poteri. Ah, Action Surge, ok. Posso fare Camp. Spendi Hit Dice per recuperare vita. Short Rest, Long Rest. Ok, questa cosa mi piace. Niente mano magica. Vabbè. Allora, prendiamo tutti e andiamo avanti, direi. Dobbiamo trovare gli scavenger. Va bene.
Loro? Hello? Who goes there? Ok, anche meno zoom. Ronald sent us. Ci manda Rinne. Dov'è? È ferito. But he'll be okay. He said you need help. E dice che vi serve aiuto. If only you'd come sooner. Se solo foste arrivati prima. Oh, mi piace. Ok, quindi posso parlare con i vari membri del party? Che bello. No, no, i personaggi sono quattro personaggi prefatti perché appunto è la super Uber demo. Per dire, se vi piace c'è il Kickstarter. Veramente serve a quello la demo. Cosa è successo? Siamo qui adesso, possiamo tornare indietro. Sì. Well, if we're too late. Se sei troppo tardi possiamo tornare indietro. Ah sì? Never mind Deck. He's upset, la faccia. That's all. Upset. Why should I be upset? We're just waiting here to die. Stanno aspettando di morire, vabbè, zio. He's deadly. C'è Hector. Dead. Ok. It's too late. You don't know that. Possiamo andare dritti al punto, dire scazzati che ci siamo, essere edgelord. Bello che all'Apple frega. Probabilmente è introverso. Sì, è tipo filosofo se non sbaglio, Lefling. Quindi se ne batte il cazzo. Calm down, we'll help you. Amazing. Dai, dimmelo con questo accento. Why don't you just kill each other and save the orcs some trouble? What's our help worth to you anyway? Stop it. Cosa vale il nostro aiuto, giustamente? Cioè, che vi serviva aiuto? We were scavenging in the ruins. Orcs. There's a whole tribe in there. C'è una tribù di orchi. Ah no, c'è solo un party di. But they killed some of our people and ci hanno ucciso un po' e hanno preso Hector. Adesso aspettiamo che ci vengano uccisi. Ma non l'hanno fatto. Well, you're right about your friend. He must be dead by now. Il vostro amico è sicuramente morto. There's always hope. Oh, la nana che prova. Those orcs had him for dinner the first night. I don't know. They took him off. Oh, Violet, parli. So they wanted to keep him fresh. Orcs are orcs. Ignore them. Okay, stanno discutendo sul fatto se quello lì è stato già mangiato o meno. Good luck with that. Why is he so angry? Perché così arrabbiato? He and Hector don't exactly get along. Ah, perché Hector sta sul cazzo. Ho capito. Won't leave anyone behind. We gave our word to your leaders. Abbiamo dato la nostra parola e prenderemo Hector. Thanks. Okay. Do you need food? You think we'll be away for that long? Ci serve cibo? Sì. That's the law of the Badlands. We can spare some if you need it. We have more than we need for just the two of us. Are you serious? Lui non vuole. Away our food? They're risking their lives. Sta rischiando la loro vita contro gli orchi. We can starve, apparently. Ah, madonna. Ok. Ora sarà scelta le frasi del mago che è tipo, avete finito di discutere, possiamo andare. Quanto è veloce dare il cambio inquadratura? Sì, appunto. Sono molto veloci, probabilmente verrà un po' corretta sta cosa. Allora, Garra dice: the rescuers get the food. Sì, chi aiuta dovrebbe avere il cibo. Credo. The rescuers. Sì, i salvatori tengono cibo, quindi sì. Vigdis dice: sì, sì, tenete voi il vostro cibo. E Ruad dice: sì, il vostro capo ci ha detto che ci davate da mangiare. Beh, oddio, lui è il più bravo in teoria a parlare, quindi. Sì, ti hanno detto che ci vado da mangiare. Your boss said we could take whatever resources we need. Ma detto che col mio tono. Davvero? Dici che sono un bugiardo? No. No. So? Yes. So take the damn food. We should get moving and find your friend. Ok. And good luck. Grazie. Ok, food ration, food ration, food ration, food ration. Perfetto. Mi può controllare cos'è? Food ration. Close stock and food for one day. Ok, quindi bisognerà anche tenere conto del cibo. Quante belle cosine. Quante belle cosine. Bellissimo che ha fatto vedere sotto il tiro. Tipo, deception, success. No. Barile. Inventory space. Sì, ognuno ha il suo peso. Non deve essere super sottopeso. Ok, ok. Stereotipatissimo questo. Ah, ma penso che siano tutti molto stereotipatissimi. Allora, cosa abbiamo? Frecce. Beh, frecce vanno a Ruad, direi che. Shoulder. Magari 20 frecce? Che dici? Ah, qua ci puoi attaccare robine. Ok, quindi ci attacco robine. Ma che passato tragico oscuro? Non ho visto. È una spia. È una spia. Spada corta. Spada corta. Mi serve? No. Tu hai già due torce. Tu hai due candele.
Tu non ne hai. Tieniti una torcia. Soldi. E la spada corta che la diamo? Ovviamente ognuna, secondo di quanta forza ha, ha un diverso encumbrance. Giustamente. Spada corta la do al ladro. Questo cos'è? Ah, ci puoi mettere delle cose da, da poter sfoderare. Ma nel caso ci disarmino, mi sembra una buona idea. Nel caso ci disarmino posso tirare fuori la spada corta. Ok. Ok. Erano monete di rame? Ci sono, c'è la divisione. Oh, sì che c'è la divisione. Gold, Electrum, Silver, Copper, Platinum. Oh. Che bello. Ego Lester ma più alto. Beh sì, è un ladro base, esatto, esatto, esatto. Ma ripeto, secondo me è giusto che i personaggi siano stereotipati la merda. Perché comunque devi dare l'idea di... il gioco. Il nome che verrà non sarà neanche il suo vero nome. Esatto. Enter the rooms. Find the orc card. Click and hold your red mouse button to move the mouse. To rotate the camera. Ok. Ok, questo cos'è? Trigger collapse. Ah, ok, c'è apparso un messaggino sulla testa, tipo... abbiamo trovato un terreno distruttibile. Però guarda, te che sei atletico, puoi tipo saltare. No, non sembra. Di qua? Qui però? Magari un saltino? Posso saltare? Oh, posso saltare? Oh, porta segreta! Ok. Ce la fai, Ruad? Ma l'hai spinta nella parte sbagliata. Cioè, credo che non sarebbe mai aperta. Aspetta, 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 aspetta. No, 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 cosa fai? No, Ruad! Fermo! Dove sta? Dove? Ruad! Dove stai andando? Ti prego. Ruad. Ok, ho dato un comando per sbaglio ed è finito male. Voglio la scelta nascondere il lutto al gruppo. Quello che stavo cercando di fare era questo. Ok? Andare in furtività. Perché non so cosa c'è qui dietro. Ah, c'è un forziere. Allora, cosa abbiamo? Monete d'argento, ok. Una pergamena della palla di fuoco. Ok. Posso... no, devi prenderlo tu per forza. E una Morningstar più uno. Wow! Un po' troppo, forse. Beh, sì, probabilmente lo fanno per la demo, ma... sì, spero che non siano così generosi, ecco. Ok. Così. Ok, di qua si può saltare. Non credo proprio. Ok, torna indietro dal gruppo. Ha! E ha! Perfetto. Good morning star! Esatto. Allora, vediamo un po' se posso passare la Morningstar. Morningstar. A te. E la scroll al mago. Quindi ora posso... oh yes! Morningstar baby! Un D6 più 2. Prima era un di 6 più 1, no? Sì, perfetto. Sì, tra l'altro mi chiede un'arma magica qui. Cioè, a livello 3 è un'arma magica? Oh, va bene. Ruad, puoi fare qualcosa qui? DC 30! E la madonna, tirava con un più 8. Era un... non troppo fattibile, mi sa. Possiamo imparare incantesimi dalla scroll? No, perché non sono di livello giusto. È un incantesimo di livello 3. Cast. Ah, infatti. Livello troppo alto. Ok. Solo Rual può saltare? Perché spero di... no. Cioè, nel senso... facciamo una prova. Vai, Garrad. Hop! Ah, vabbè. Allora, guarda. Ce la fai. Tu ce la fanno tutti. Tutti insieme. Ta. Hop! Mi piace. Bisogna controllare se ne trova una di livello basso. Esatto, esatto. Ok, qua ci posso avere informazioni. Direi che lei
è quella con più conoscenze tra tutti. Ah no, Billy il mago, mi sono sbagliato. Vabbè. Try not to stare. You're making that statue uncomfortable. Non fissatelo. Sta diventando. Never had the benefit of an imperial indoctrine. Si sta imbarazzando. Education. That's Emperor Gildin the Third. Ah, vedi, so sa leggere. It's written here. Ah. For those who can read it. Nice for you, I'm sure. His was a very ancient dynasty. Okay. Look at his date of birth and location. Wait, I gotta copy this. The tower will find this interesting. Okay. Are you done? Are you done? Che palle, voglio andare a rompere qualcosa. Ok, andiamo. Allora, parti, va bene così? Guerriero, chierica davanti. Ladro e mago dietro? Sì. Equip and shortcut. Sì, va bene. Sì, ma l'ho già preparato tutte le armi, grazie. Giustamente. No? Bladed! Ah, lo sci... No, vabbè, cioè proprio specifico lo... il fodero. Quindi non ci puoi mettere un'arma che non sia da taglio. Bello. Ok. Spazio strettino. Riusciamo a andare tutti furtivi? Beh, ci potete provare, credo. Il senso sia ci potete provare. Ok. Wow. Madonna, quanto hanno tirato alto l'iniziativa. Ok. Oh, piano. Attacco un ally. Il ragno sta attaccando Vigdis. Ah, quindi ha preso protection come stile di combattimento. Posso mettere il mio scudo in mezzo per dargli svantaggio. Chi è Vigdis? Oddio, chi è Vigdis? Vigdis è il mago. Sì, blocca. Ah no, era il chierico. Damn it. Tiro salvezza. Riuscito, ok. E che palle. Chi è che tiri alti che stanno facendo sti cazzi di ragni? Ok. Violet, sei un po' nel brattone? Allora, Ruguard è stato ferito? Sì, ma è stato avvelenato? No, nessuno è stato avvelenato. Ok, meno male. Però minchia, hanno colpito anche Garrad. Minchia, ha tirato un 18. Ah no, ha tirato un 20, hanno tirato. 15 più 5. Ok. Beh, stiamo pensando di livello 3. È vero, siamo di livello 3. Queste sono quante caselle posso muovermi? Sì, ok. Allora, con calma. Siamo un mago in mischia. E già voglio già piangere. Burning Hands. Dove voglio? Ed è un cono. Bello. Sì, ma non voglio. Ok. Devo fare una prova, No, devo fare Esc. Ok. Posso lanciarlo di livello più alto. Ok. Siamo un mago in mischia e fa già ridere così. Thunderwave. Mica scasso tu. Mazzo tutti con Thunder. No. Bastare. Shocking Grasp. È mischia. Hai tirato di merda, però. Niente. Ok. Garrad. Scassa il ragno. Ok. E dai un bersaglio da colpire all'altro ragno. Ottimo. Ok, così Ruad. Cambia arma. Ok. Ruad dovrebbe poter fare un furtivo. Ha! Yes! Sneak attack! Mi posso muovere e fare l'azione bonus. Ha! 4 danni. Ottimo. Ok, hai già fatto abbastanza, Ruad. Ok, Vigdis. Possiamo cercare di uccidere il ragno. Sarà meglio l'incantesimo.
o una mazzolata. Di base l'incantesimo colpisce meglio. Il fatto è che Sacred Flame è a distanza e noi siamo in mischia. Dobbiamo fare per forza. Ok, ho colpito. Possiamo usare Decisive Strike? Vogliamo fargli più danni? No, è un ragno. Non l'hai ucciso, beh. No. Quasi. La Madonna! Quanti danni? Shocking Grasp. Riusciamo a colpire? Oh! Quanta esperienza. Ok. Siamo relativamente feriti, ma stiamo abbastanza bene. Ok, questa è la formazione standard, quindi con loro davanti, dietro tutti quanti, ok. Ci cominciamo a vedere una mazza, vero? Già. Quindi mi serve una torcia. Chi usa la torcia? Perché Garrad, minchia, lo scudo gli serve tantissimo, perché è proprio il suo, cioè, il suo è saper usare lo scudo. Ruad sarebbe carino si nascondesse. Te puoi usare la torcia. Te non hai luce, tra l'altro. Chicca. Te hai luce. Ah, devo scegliere un oggetto. Bastone. Possiamo andare. Ok, là c'è un orco. Tutto buiissimo. Eh sì, sono orcs are here. Ah, looks like we can sneak around. E l'altro giustamente dice, possiamo you and me. Anche io? Forse. Did you see Hector? Not a trace. We should attack. We have the element of surprise. Okay. But what if Hector's down there too? I hear some orc tribes can be bartered with. Not these orcs. Okay. Activate the cautious mode, make you move slower, but ingrates you to benefit. Pay extra attention to the advantage. And you move with stealth. Okay. Quindi, in pratica, possiamo provare o a discuterci, o a picchiarle a sangue, o ad aggirarli. Posso salvare? Sì. Fammi salvare. Boh. Ok. Proviamo l'approccio furtivo. Il problema è che questa qui continua a brillare con una lampadina. Vorrei che smettesse di brillare con una lampadina. Si può? Se lo metto via? Non c'è spazio. Non c'è spazio. Lo zaino. È uno zaino e non c'è spazio. Ok. Vabbè, facciamo la prova con Ruad intanto, se si può passare. Allora. Perché se non può passare Ruad, siamo proprio... Buonanotte, eh. Ok. Il fatto che tu vedi al buio, Ruad, è una bugia, perché io non ci vedo. Ok. Qui c'è un forziere. Anche là c'è un forziere. Ok, appena passa, passo. Ok, la telecamera è orribile, cioè, spero che l'aggiusti. Ok, placca orchesca, okay. Razioni, oh, soldi, dardi e torce. Ok.
rispetto a prima che c'era una cosa più due. Posso spingere questo sasso. Qui c'è un orco? Sì. Posso uccidere l'orco, quindi. È troppo forte da resistere. Spingi. No, come batto stato? Oh no. Allora. Devo non pressarci uno dei target. Ah, non vedi l'avversario. Proprio, ok. Guarda incantato. Non lo vedi. Tutti ciechi siamo. Arruad muore. It was this moment he knew he fucked up. Ta na 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 na. Dash. Ok. Buttati a terra, hai PCA. Credo davvero che funzioni così, nel senso, ti butta a terra e PCA da sempre. Hai perception? Sì, dice che non puoi raggiungerli, ma io la balestra. Haha! Haha! Prendi sto cazzo di scudo in me. Che fai? Oh, ma qui c'è una scala! Non l'avevo vista. Fuck. Oh shit. Urishitu. Oh, magari ruota da Treviso ci arriva a colpire. Forse. Questo qua quello che ha 3 di vita. Non mi sa che ha ruotato dei problemi più impellenti. Tipo lui. Vabbè, ma lui ha 3 di vita, quindi vabbè, dà uno schiaffetto e muore. Ok. Vabbè dai, si sono messi tutti in fila per il mago. Non ho niente che vada... Cioè, no, da, ho mani brucianti. Scusa, le mie spade? Perdonami. Non hai spazio. Cioè, quindi non ho spazio per rimettere via l'arco. What? Spazio 6. E c'è spazio 15. Oh! Fuck. Posso mollare un oggetto per terra? Farlo cadere a terra? Cercando di capire se si può. Drop. No, questo mi butto io per terra. Oh boiade. Non riesco a capire se si può. Tanto non riesco a capire se si può. Mi introduce al gioco? È un gioco che è basato sulla... Ah! Posso fare così! Basato sulla quinta edizione di Dungeons & Dragons. Quindi ho potuto tirare fuori una spada, grazie a Dio. Ha! Yes! Loot! Loot? No? No. Posso riprendere l'arco? Ok, e ora abbiamo l'arco. Cunning action? No. Ok. Ora, Vigdis! Ci sono dei problemi, Vigdis!
C'è scritto ground, no, questo ti butti, cioè butta, ti butta a terra a te. Ok, Vigdis, c'è un po' un piccolo problem. Divine Wrath, Sacred Strike. No, questo lo tutti da solo. Ok, ho la mazza, vero? Cioè ho la Morningstar. Sì, ho la Morningstar, ok. Quindi appunto è un gioco basato sulle regole della quinta edizione. Perché non posso lanciare incantesimi? Perché non posso? Ah, perché cast spell bonus. Ehi! Mi ha segnato la scalata dell'inventario. Ah, non l'avevo visto. Scorching Ray. Ok. Freccia acida. C'è comunque uno solo, target wounds. Wounds. Bless. Benedice i miei compagni. Bane potrebbe essere utile. Tre creature nemiche. Uno. Due. Tre. Yes! Uno ha superato il tiro salvezza, ma gli altri no. Ah, si sta concentrando per mantenere Bane. Ok, c'è anche la concentrazione, mi piace. Boh. E non lo metti, cioè, non mi ricordo, non lo uso da 20 anni. Può essere. E allora se c'è, è nel cassetto dove c'era quello. E allora ti serve? Ok, scusate. Allora. Sì, cercava il caricabatterie del rasoio. Allora. Ora, Violet, tu che sei lì per terra. Posso lanciare un incantesimo lì per terra? Sì, in teoria. Thunderwave. Thunderwave colpisce anche Garrad. Burning Hands colpisce anche Garrad. Sì. Per una volta che sono tutti dritti, Cogiuda. Ciao Argonuccio. Allora, Thunderwave. Ah, Thunderwave no, funziona solo su questo. Prova. Direi doveva anche spingerlo. Non so se da sdraiato ho più CA o meno CA. Perché sembra uguale. Sono solo molto triste, mi sa. Ok. Oh, questo è un po' un problema. Allora, devi uccidere quello. Perfetto. Morirla live? Veramente no. Dice due drop come all'inizio. E il bitrate è giusto. Allora. Sono tanti orchi questi. Da quanti prendo attacchi di opportunità? Da due. Altra azione e picchialo. Ok. Speravo sinceramente che non colpiste tutti facendo 10 danni. Ehi là!
Ciao Ruad. Ci arrivi, ci arrivi. Vai Ruad. Ho sentito 16 danni. Bravo Ruad. Loot hole. Ah, ecco. Trovato dov'è che si trova il coso. Il loot. Ok. Ma tutto a posto. Vigdis. Allora, Garrad non sta proprio una cremina, eh. Concentrazione ce l'abbiamo ancora? Sì. Fatto che non mi ricordo più chi è maledetto e chi no. Ah, forse quell'icona vuol dire che sono maledetti. Sta ancora andando la live, sì. Ok. Botte? Anzi. Azione bonus. Healing Ward. Ok. Curato. E picchia l'orco. Colpito. Vuoi usare danno? Sì. Sì. Ok. Tre danni. E in teoria Decisive Strike 19 Meno 29. Ok, non ho capito. And fails. Cosa vuol dire che fails? Ah, Bane, eccolo qua. Wounded, Bane, prone, vulnerable to close attacks. Ok, quindi era la scelta sbagliata. Ok, tirati su. Ok. Ora. Incantesimo. È stata quella cagata di Thunderwave. Come sono messi questi qua? Non stanno proprio benissimo, non stanno neanche male. Tanto incantato. Vai. Belin, che botta. Ok. E Garrad, spaccalo. Boom. Victory. Ascia degli orchi. È un'arma a due mani, sì. Infatti fa un di 12. Richiede 22 di spazio, quindi non posso. Non posso prendere l'ascia di nessuno. Però posso prendere i soldini. Quelli li posso prendere. Soldini. Soldini. Ok. Nello zaino, appunto, le asce non ci stanno. Ma raga, ma mi vedete? Perché l'ultima cosa che leggo è Thomas che dice che è morto la live. Allora, Ruad. Devi lasciar stare. Ouch. Allora, Ruad, vai al centro e vai a riunirti con i tuoi amici. Allora, così. Adesso Ruad passa un attimo due o tre cose agli altri. Così puoi di nuovo cambiare tra l'arco e le altre armi. Ok. Allora, Ruad. Balestre alla nana. E ora è abbastanza spazio? 14 su 20. Sì. Continuo a non capire perché prima non potevo switchare, adesso sì. Ok. Perché ho due medium container? Boh. Ah, sì, è vero, hanno malus se mi sparano tipo delle frecce. Allora hanno di malus, vero, vero. Food ration. Ok. Ok, andiamo a vedere. Cosa c'è qui? Cosa? C'è qualcosa di brutto?
Ok. No, c'è qualcosa invece. Monete d'oro. Razioni. Sempre bella roba. Munizioni per la balestra. Ok. Frecce. Ok. Torce. Ok. Pozione della forza. Minchia. Ok. Gigante delle colline. E scudo più uno. Madonna santa. Ok. Megoioni. Scudo più uno. E pozione della forza gigante delle colline. Megoionissimi. Ok. Ok. Quindi, la, come al solito, la diplomazia e la furtività proprio I'm a fucking master. E credo che questo sia un gathering your parts. Sometimes you will need to gather your team in certain area to order to continue adventure. Ah, ok. Quindi tutto il party insieme. Ok. So no Hector. Quindi non c'è Hector? Cioè, non ha senso. Forse più in giù. All right. Let's keep looking. Andiamo più in giù. Yeah! Ottima idea. Explore further. Il fatto è che non sto benissimo, eh. Cioè, potrei usare. Quanti ne ho? Due ancora. Incantesimi. Crowns. Bless. Crowns. Ma dai, sto ancora bene. Ok. Ok. Cos'era quella pila di schifo? Comunque è tutto molto buio, eh. I don't like this. Ok, we can climb down. Possiamo arrampicarci in giù? It's too dark. È buio. Too too. E non è stabile. Potrebbe cadere tutto. Eh già. E c'è un olio scuro che cade dal. Sì. Maybe we can use it to light up the place. Possiamo accendere tutto. Oddio, possiamo anche morire tutti con sta cosa. Ah, ok. Perché l'accendi con l'altra mano? Scusate, è proprio. La torcia in una mano l'accendi con l'altra. Dai, stronzo. Potremmo esplodere, esatto. In teoria lei ha ancora luce. Posso usare luce sugli altri? Perché vorrei tanto usare luce su di lui. Cos'è? Provo a fare una cosa. Shield. A lei. Ora. Lei. Cast spell. Light. Sullo scudo. Se può? Perché non si può? Ok. Tutto bene. Allora. Scudo. Torna a lui. Allora, posso lanciare lui su se stessa, sui suoi jet. Bah. Bah. Sta cosa mi fa un po' fare, dire bah. Allora, ok. Hop! È un ladro. No, no, al guerriero, sullo scudo del guerriero volevo darla. Piano. Che belli saltini coordinati. Hop! Aspetta. Garrad. Hop. Yeah. Sapete però che non ho esplorato sotto appena entrato? Ok. Ah, sta a te scegliere attivare o non attivare. Andare di qui. O andare di qui. Prova andare di qui.
portiere. Gimmi the fat loot. Anzi, gimmi accendere sta roba. Ok. Ora gimmi the fat loot. Lockpick. Ah, ok, bisogna scassinarlo. Vai, ragazzo. Perfetto. Un rubino. Mio. Un arco corto più uno. Sì, vabbè, ok. Ci vogliono dare un po' di oggetti magici. Va bene. Ok. Com'è? Molto bello, tra l'altro. Ok. Direi che devi spingere. Wow. Scusa. Non l'avevo visto quel coso. Poi ho detto saltiamo giù di là. Usa bene le regole. Ma per ora sembra usarne tante. E sembra essere ben fatto. Però appunto è un'alfa. Bisogna ancora giocarci tanto. Sono spaventato. No, guerriero prima e dopo tutti. Tira fuori lo scudo. Cazzo, non vedi. La luce dovrebbe fare un po' più luce di così, porco giù. Non si possono preparare le azioni, questo ho letto che, appunto, c'era scritto che non si, non si può fare. Ma non si può perché non l'hanno ancora fatto. C'è un bug grafico che dice qua c'è un orco, vabbè. Bend a spider. Critical hit! Vuole attaccare un alleato. Prova a bloccare. Yes. Svantaggio. È mancato. Ok. Ora, tocca a te. Boom! Sì, infatti avevo solo un uso di quell'abilità, mi ricordavo. Ruad, sei in mischia? Certo che sei in mischia. Come? Non hai spazio? Perché dici che non ho spazio? Ho spazio! Ah, ground, eccolo qui. Cioè, dici posso mollare... Scusa. Vabbè. Ale! Sneak attack! Porco Giuda. Non dovevi mancarlo sto qui. Sei mischia a te, oh, che strano. Bel colpo. Complimenti. Questo ha più vita. Ah! Mia di merda. Te? Fucking sorry. Ah, ha fallito il tiro salvezza. Quindi ha preso anche danni da veleno. Bene. Cazzo. Vai, Ruad. Grazie. Gesù. Allora. Cazzo vai. Ok. Vediamo cosa c'è qua. Pozione della salute, immagino. Fashion of healing, sì. Al guerriero e te ti prendi le monete. Ok. Perfetto. Ora. Tu non stai bene. No, 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 non proprio. No. Devo dire che il mondo si sta impegnando per non farti star bene, eh.
Sì, da un sacco di oggettini, tipo la sessione Sì, diciamo che il nome è sbagliato, però è tipo la sessione per provare l'ambientazione, una cosa del genere. Dobbiamo scendere, vero? Ma se io faccio un riposo qui, quanti cazzi in faccia prendo? Domanda legittima, nel senso, se io faccio lo short rest, ok? Short rest. Posso farlo? Sembra di sì. Ma io non voglio spenderli tutti gli hit dice. Allora, start short rest, proviamo. Anzi, salviamo. Boh. Ruins of Telema. Ok. Sì, anche se mi fa vedere tutto il coso va bene uguale. Ok. Short rest. Si può? Posso scegliere quanti? No, mi attacco al capo. Full HP. Ah, una alla volta me li fa tirare. Ok. Deve tirare anche due. Ok. Ma direi che va tutto bene. Ok. Luce ovviamente non c'è più. Dura un'ora. One item. Perché non mi fa l'item che deve essere per forza un item che uso, che ho addosso. Allora facciamo di nuovo questo. Ah, dicevo, ed era illuminato. Pensa non lo fosse. Si è rotto? Bene. Damn it. Now we're stuck. Do you think the orcs would bring Hector farther in than this? Nah. Not the orcs, no, but something else. Ah, non gli orchi, ma qualcos'altro. Ormai dici. To think we might need that food after all. Meno male che abbiamo il cibo. Ok. Ma dai, qua c'è già un po' più di luce. Non vedo una mazza, ma. Resting, l'ho già fatto. Ma ho mangiato? No, ok. Forse per il long rest devo mangiare. Il fatto che non posso vedere a più di un metro davanti mi dà un po' fastidio, eh. Qui che cambia la zona. Stiamo attentini. Cutscene. Ok. Si sviluppa molto in alto. Is this an amphitheater? A very special one. Not room for much of a crowd. Students of magic. The masters taught spells. Okay. Do spiders like magic shows? Because I see a lot of webs. Deep spiders. We will have to be careful. Deep spiders? Non ragni del profondo. And aggressive, but sensitive to light. Just how large is very? Ah, quanto grande è molto grande. More light we have. Ah, più luce abbiamo, meno ragni ci sono. Ok. Quindi tutti con le torce in mano, per capire. Mesa. Ok. L'altra ha già luce naturale. Ok. Andiamo. Sì, minchia, la telecamera è veramente. È come nei giochi di combattimento di Dragon Ball. La telecamera è il male. Un Dark Souls. È il Souls-like. What? Spiders. Wow, uno. Grande, bel tiro, vai. Wow. Ti vicino agli altri così per proteggere? Ma ci scassano? Ma neanche poco, cioè ci
Disadvantage by the light. Ah, non svantaggio se sono vicino alla luce. Sì, ok, ma sono 58. Cosa fa? Ah, giusto. Questa cosa deve essere tipo il sogno di Edo, praticamente. Nove danni. Yeah. Considerato che non abbiamo riposato, quindi gli incantesimi sono quelli che sono. Voglio già piangere. Ok. Staccare tre ragni. Ah, ce ne sono tre. Boom boom boom. Colpiti tutti. Tolto niente, ma ho colpito tutti. Mago. Mazza. Puoi farlo anche tu, sì. Ti prego. Perché? Per attaccare con svantaggio? No, 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 aspetta, 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 aspetta. Perché? Ho qualche problema di salute? Non mi sembra. Perché dovrei attaccare con svantaggio? Alcuni attaccano con svantaggio. Ah, perché sono al buio, dici? Perché sono al buio. Ok. È andato incantato allora. E lo svantaggio si attacca alla minchia. Ok. Fatto che 11. Ah beh. Beh, dai. Bel colpo. Fallimento critico. Peccato che non c'è la tabella dei critici. Attacco d'opportunità. Attacca. Sì. E uno è morto. Ha! Che fa? Questo è tornare a mia fila, ma l'altro cosa ha fatto? Niente. Ok. Bravi, bravi, andate alla luce. Così il mago vi vede. Cazzo di elfi, maledetto. Che non ha bonus a destrezza. Parola. Oh no. Ok. Attacco d'opportunità. Sì. Boom. Ma ne è arrivato un altro? Ne è arrivato un altro? Mi sa. Il problema è che Ruad praticamente non può fare furtivi. Perché sti stronzi continuano. E invece ha fatto un furtivo. Perché ha fatto un furtivo? Cioè, sono contento, eh. Sono molto contento della cosa, ma perché? Vabbè. Potere, incantesimo. Ho ancora uno Scorching Ray. Vai ragazza. Miss. No. No. Ok. Ecco, fallire incantesimo è una tragedia. Te non vedi ancora un cazzo. No, ne vedi uno. Porco. Dardo incantato, sì, eh. Su quei due che si nascondono. Ah, metà vita. Dai. Cazzo, non ho ancora la forza. Perché non gli ho messo lo scudo? Vai a scassare quello là. Fallimento critico. Garrat. Dio. Che fai? La luce vi dà molto fastidio.
siano svantaggio a tutti i per colpire che hanno. Aia. Però ha passato il tiro salvezza contro il veleno, meno quello. Mi fate schifo. Ok, mancato, meno male che ha un sacco di CA. Tacca. Yes. 14. Se avevo lo scudo ce la facevo. Ma è un, questo è uno nuovo, onesta. Come se continuano a arrivarne, no? Come dovrei fare? Ah. Ah. Quindi non dovrei combattere. Dovrei togliermi di culo. Ah. Come non ho spazio. Ma ce l'avevo fino a un attimo fa. Prima me li fa mettere insieme. Ok, sono contento adesso. Per fare i pugnali. Okay. Sneak attack. Qui devo scappare perché continuano ad arrivare. E il problema è che loro si mettono sulle scale. Come dovrei fare? Perché? Perché non hai spazio. Ti odio tantissimo. Sappilo. Va meglio così? Se non si levano io non posso scappare. Cioè, vorrei. Vorrei tanto scappare, ma non si levano. Manca. Round 4. Scusa? Attacco d'opportunità da dove? Sarebbe carino un'area che mostra dove sono attacchi d'opportunità, perché questo, che ne so di che quadretti minaccia. Ok. Tutti a fare attacco d'opportunità. Mentre mancate tutti perché fate schifo. Ah, bravo ragazzi. Ah, quindi questo chiama altri 70 ragni. Ok. Ma devo mica andare da un'altra parte? Cioè, perché devo andare qui sopra? Anche colpito con la ragnatela. Però ho passato il tiro salvezza. Cioè, devo andare... No. Devo scappare dall'altra parte. Da dove sono arrivato? Boh! Vabbè. Sono infiniti. Allora. Fatto è, ok, il personaggino è in bianco, ok? Quindi vuol dire che non dovrebbe farmi attacco d'opportunità. Deve essere a contatto, spare the dying. Sì. Curbonda anche. Meglio? Ah, Dio. Ok. Fine tutto. Vai, ragazza! Minchia, Nelfling è vero, è lento. Te hai fatto attacco d'opportunità, quindi devi stare zitto e muto. Okay.
te, tira fuori la torcia e via. Lui fa attacco d'opportunità perché è stronzo, va bene. Dash. Vai. Ruad è morto di nuovo. Perché attaccano tutti i Ruad. Vabbè. Vigdis. Hanno attaccato Vigdis da là. Chi è che attacca? Violet. Da lì sotto. Con 8 monumenti in mezzo. Ok. Yeah. Non ho più incantesimi. Ma io lo posso anche stabilizzare, eh. Il fatto è che però non lo tiro più su. Il problema è, se uso il guerriero, che è l'unico che ha la pozione, per tirarlo su, tocca di nuovo a tutti i ragni e poi a Ruad. E niente. Cioè, non so cosa fare, perché non si può salvare. Cioè, posso far così. E si prima opportunità, anche se non c'era scritto. Va bene. Posso fare Spare the Dying. Ed è incosciente. Esatto. Vuol dire che sta dormendo. Ricordato qua c'è. Svantaggio. Sei a un metro con una fonte di luce. Come cazzo hai svantaggio? La pozione. Ma non voglio drinkare la potion. Vorrei. O svegliare Ruad, ma non so come. Vabbè, siamo morti. Vabbè. Ok. Il fatto è che non posso fargli. Non posso fargli bere la pozione. E quindi non lo posso più guarire. Perché questo qua è il tiro per stabilizzarsi, ok? Stabilizzarsi posso farlo già io con Spare the Dying. Incosciente. Non Dodge, Shove, His Power. No, dovrei riuscire a usare la pozione su qualcuno. Solo che non si può. Cioè, se me la metto qua, ok? Use item. Posso? No, self. E allora sei figlio di puttana. No. No. Non lo fa. È riuscito a mancare Ruad. Davvero. Non vedo molta via di uscita. Non c'è. Perché non. Con le magie non lo posso curare. Con le pozioni non lo posso curare. Anzi, a parte che non ne ho più pozioni, ma. Non
posso curarlo. E non c'è via di uscita. No. Non c'è via di uscita. No, non c'è niente che possiamo fare per guarirlo, e se il robot non è con noi non possiamo andare avanti. Beh, dai. Bene. Direi bene. E appunto, essendo un alfa mi aspettavo problemi, quindi ehi. Non mi aspettavo di riuscire a mi aspettavo di incappare in un problema. Poi diciamo che sono io che non avevo capito che dovevo scappare, quindi va bene. Avrei dovuto fare un riposo lungo, sì, così avrei recuperato gli incantesimi, è vero. Quindi cioè, non è certo colpa del gioco, dai. Più che altro ho salvato sì, l'autosave era 20 minuti fa circa. Puoi vedere dov'era? Sì, vabbè. Grazie per la trama, ma me la ricordo. Ah no, l'autosave era qua. Sono rimasto 20 minuti qua, quindi. Oh, abbiamo tirato alto di iniziativa e loro basso. Ok. Via. Dash. Via. Cunning action. Dash. Via. Un po' esagerato, forse. Forse un po' esagerato. Ah, ecco la land point. Tutti correre. Dash. Use power. No, che use power. Dash e basta. Dash di merda, figliola. Vorrei dire. Poi. Vai, Elfling. Madonna. L'elf. Dash! E anche te. Non riesci ad arrampicarti. Prima sì, adesso no. Boh. Ah, guerriero per ultimo. Ovviamente uno deve essere sempre separato dagli altri. Così tutti lo possono gankare. Va bene. Hello. Ciao Lupin, bei ragnetti. Sì sì, Urquhart è già arrivato, venì in Piemonte praticamente. Capito qualcuno? No. Ehi, ciao Garrad. Garrad si muove di 6 km. Perché sì? Perché è un umano. Perché è un umano, in quinta non ti muovi più lentamente solo perché hai... come si dice? Solo perché hai l'armatura. Quindi si muove di 9 metri, mentre gli altri si muovono di meno. Aia. Non puoi? Non puoi. Serve un'azione, probabilmente. Ok. Bene. Allora. Ruad. Vai qui. Hop. Hop. Accendi la luce. Non puoi? Ora puoi? Sì. Dovrò essere messo in un altro punto per accendere la luce, a quanto pare. Olè. Cunning action. Dash. Accendi la luce. Accendi la luce. Perfetto. E Ruad è a posto. Bene così.
Il problema appunto è che Guerrero rimane da sola a prendere pattoni in faccia. Quello un po' mi dispiace. E te dipende anche l'opportunità. In teoria no, perché tu l'hai già fatto suo turno. Quindi no. Sarebbe bello poterlo sapere. Peccato che... Ok. Dash. Accendere le luci serve a... A dare svantaggio ai tiri per colpire dei ragni. Perché sono animali notturni e alla luce non vedono una cionfola. Quindi finché sparano ragnatele, ok, ma non fanno così tanto male. Se si avvicinano per mordere, hanno uno svantaggio a colpire perché abbiamo luce accesa. Certo, in mezzo si devi mettere. Bene. Garrad non sta bene. E ovviamente sto qui si è messo esattamente in mezzo alle palle. Non posso accendere la luce perché a quanto pare il trigger per accenderla sarà qui. Quindi non posso accendere la luce. Ah, ora mi dice se prendo attacco di opportunità. In teoria non ne prendo qui perché rimango sempre dentro l'area minacciata. Che bello. Posso fare il dash? Sì. Qui prendo attacco di opportunità. Qui non ne prendo. E invece ne prendo. Ma il gioco è figlio di puttana e non me l'ha detto. Perché le icone non c'erano stavolta. È ancora un incantesimo? Sì. Il problema è sempre lo stesso. Allora, usa Core Wound di livello 2 su Garrett. Hai curato di 8 con un livello 2. Che Garrad, non ci credo. Qui non prendo tutto. Otto. Umanoide. Utile un'avventura dove non ci sono umanoidi. Colpiamo? Sì. Ok. I ragni si muovono un po' troppo, sì, anche secondo me. Ok. È morto di nuovo. Questo è il problema, cioè, avendo metà parte separata dall'altra nell'iniziativa e non potendo ritardare le azioni, finisce che ci sarà un personaggio che sarà sempre dopo tutti i ragni e quindi non potrà agire. Cioè, detto uso lo slot di livello 2 perché cazzo, cura un botto, cura 2 di 8 più 3 e ha curato 8. 2 di 8 più 3 curato 8 vuol dire 2, 2, un 2 e un 3 su di 8. Allora, devo farlo a mano perché se non capisce. Iniziamo a smadonnare di furtivi, ma finché 2. Ne facciamo uno buono? 16. Ok. Violet. Violet, io per te ho tanta paura, sappi. Ma direi che ne bastano 2. E dividine 1, 2, 4. Ti prego. Bravo, Violet.
Non è bastato perché ha tirato un 4 e un 2 su questi qua, ovviamente. A uno di vita, lo stronzo. Voglio piangere. Ma porco! A uno di vita! Fai? Ah, urlata, chiamate rinforzi. E gli ha tolto 11. Tu? Chiama rinforzi, bravo. Ehi, chiama rinforzi. Ruad è vivo! Garrot, come cazzo ti chiami? Però sei in ginocchio, ovvio. Stand. Ok, si è buggato. È ufficialmente buggato, va bene. Tira fuori il cazzo di scudo, per favore. Mettite qua. È troppo bello. Usa il potere. Second wind. Curati, cazzo. 7, va bene. Dash. Scappa. Ok, finisci turno. Ok, spara laggiù. Yes. Bravo Ruat. Ora Vigdis, levati dalle palle. Qua è tutto illuminato, tra l'altro, quindi sale lo Stalin adesso. Ok. Dash. Di qua ti arrampichi, sì. Ok, vai. Vai, forza. Dai che devo andare a lavorare tra poco. Ok. Violet, mettiti qui sopra. Ok. Non vedi un cazzo, vero? No, non vedi un cazzo. Dardo incantato, vaffanculo. Più. È morto? No. Lì qualcuno uno di vita. Ho colpito qualcuno. No, ho mancato. Mi sale lo stare. Sì, un pochino. Sì! Morto! Ok. L'altro? No. Ok. Mancato. Ok. 5 danni. Hai 7 di vita. Oddio. No. E mischia. Porca troia. Sei mischia? In teoria no. Ora sì. L'ho già usata, sì. Potrei usare Action Surge solo per levarmi di culo. Action Surge! Così per un attacco opportunità. Così no. Sposto qui. Ok. E qui. Poi. Dash. Solo qui? Ah, ok, di qua chi si arrampica. Qui. Dash! Sì! Vai, ragazzo! Forza, Garrot! Non posso? No! È una main... Come una main... Da quando è una main action? Ma Dio! Che se ne frega, non uso la palestra. Tocca a tutti i nostri prima, ok? Allora. Quello lì puoi fare i furtivi perché ce n'hanno vicino. L'hai ucciso? Dimmi che l'hai ucciso. L'ho ucciso! Madonna, Ruad. Grande Ruad. Ok. Vigdis. Levati.
Le palle, Vigdis. Ok. Cantesimo? Non ne ho più. No, sì. Però scatta prima. Ah, non ci arrivi! Vigdis! Non c'è il cantesimo? È l'ultimo che ho. No, no, no. Serve se uno cade a terra. Aspetta. Ok. Ok, ok, ok. L'elfin dovrebbe riuscire a salire. Dash. Sì, salito. Sì, salito. È salito. Ok. Madonna, raga. Che fatica. Rami di merda. Ci arrivano, ci arrivano. Non ci arrivano, non ci arrivano. Prossimo turno sono a Honolulu, raga. Minchia, pensavo fosse più corta la demo, invece oh. Cadroia. No. Piano. Chiamato rinforzi. Anche te? Che ne ho ucciso uno? Chiama rinforzi, bravo. Chiamate tutti i rinforzi? Chiama tutti i rinforzi. Minchia, prima di andare a lavorare prendo un occhio. Qualcuno ha attaccato. Ho mancato Vigdis. Ok, ok, ok. Ok. Garrad. Garrad, per Dio, vai qua. E stacci. Devo curarti, vero? Sì, devo curarti. Sì. Ok. Via. Dash. E via. Ci siamo, amici. Oh, devo aprire la porta. Oh no, devo aprire la porta. Dash! Brava! Il mago che con una spallata batte la porta di pietra. Well done. Yes! You sure they're dead? Well, they're not coming back. Ma morti non sono morti, però non ci seguono. My friends, I believe I have found Hector. Che culo. Guarda te! I casi della vita! Ah, questa era la demo! Ok, dai, è finita più o meno quando pensavo di chiudere. Oh, madonna! Avrei dovuto fare più long rest? Probabile il mago Elfling. Bellissimo. È proprio, è la combo di bullshit che ci voleva. Mago Elfling che con una spallata tira giù tutto. Dio santo, quanta forza aveva l'Elfling? Tipo 10. Non mi ricordo se 10 o 11. Comunque è una roba così. Madonna, mi gira la testa. E... sì, ripeto, per essere la super alfa dell'esistenza non è male, infatti. Ok. E no, non ho tempo per fare nient'altro. Cioè sì, avrei mezz'oretta, ma preferisco riposare la testa mezz'oretta. Ok. Quindi, qui volevo farvi... sono fatto sta live giusto per farvi vedere Sholasta. Spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo settimana prossima. Perché per ora ho preso solo queste quattro classi razze. Sì, oddio, nel Kickstarter sembra di sì, però non ho ben capito se prevedono solo queste oppure queste per la demo. Cioè, bisogna capire. Speriamo bene che il gioco finito. Sì, sì, infatti. Cioè, se sembra promettente, più che altro è bello vedere che adesso un sacco di giochi stanno uscendo con il regolamento ufficiale. Quanto quasi ufficiale questo. Ebbene, noi ci vedremo. Settimana prossima volevo fare un po' di live, ma come ormai mi succede praticamente tutte le settimane, lavoro 6 giorni su 7 e il settimo giorno è il mio compleanno, quindi non vorrei fare live. E quindi sì, tra l'altro non inizio a lavorare neanche troppo tardi, quindi dici, appunto, fai live fino a quest'ora e poi esci, perché appunto ciò deve entrare un po' presto, devo entrare prima del solito. E niente, quindi noi ci vediamo alla prossima, vi faccio sapere quando sarà e ciao ragazzuoli.